Your Majesty, thank you. Lui è Dorin Choaba, un uomo ricco, molto ricco, che nella vita, di mestiere, fa il re. Di chi? Dei Rom, che diciamocelo pure, stanno antipatici a quasi tutti. Quanto però ciò che pensiamo di loro è vero e quanto invece è solo un luogo comune? E soprattutto, chi sono? Innanzitutto è bene chiarire che i Rom sono un popolo proveniente, pensate, dall'India del Nord e stabilitosi in Europa durante il Medioevo. Da allora vivono tra di noi, subendo non poche persecuzioni, e tra le tante, quelle del regime nazista. Nei campi di concentramento, infatti, sono stati uccisi più di 500.000 Rom. Ad oggi, una nazione, gli zingari continuano a non avercela e continuano a vivere sparpagliati in Europa e nel resto del mondo. Ma c'è un luogo preciso in cui merita andare per farsi un'idea più chiara su queste persone. A Sibiu, in Romania. Qui, nel mezzo della Transilvania, vivono le più alte cariche dell'IRU, l'Unione Internazionale dei Rom, una sorta di governo ombra, con tanto di capo di Stato e di ministri. E qui siamo proprio nella tenuta di uno dei suoi più importanti dirigenti. Stiamo aspettando Mihai, che è il Bulibash di questa città, diciamo una sorta di capotribù. E dopo più di un'ora di ritardo... Ciao Roccolino! Caresmo! Ti avevo battale! Piacere, Marco! Ciao! Ciao Caresmo, Marco, ciao! Ti avevo battale, ti avevo saste vestì! Bella macchina! Super, super! Questa macchina di mia moglie! Mia moglie vecchia! Vecchia! Questa però. Originale vecchia, non nuova! Bella persona, signora. Mihai ci tiene a sottolineare di essere più di un semplice capotribù. Ministro delle Finanze. Sì. Un'organizzazione a IRU. Sì. E chiarito il concetto, tra tigri d'oro alla Scarface e statue greche, possiamo finalmente procedere con l'intervista. Lei è in contatto con Rom italiani? Da. Io conosco molti Rom che sono in Italia. Ma questi vogliono una casa o vogliono vivere nei campi? No, noi siamo stati in cort, per vremuri, siamo stati in corturi. Dar mai sunt oameni care sunt oameni săraci și se mai duc la cerșit prin țările care sunt. E cioè quelli che spesso troviamo nei campi delle nostre città. Ma come risolvere una situazione del genere? Să avem o educație bună, să avem o meserie. Così non rischiate che un giorno diventate come in un Rom? Noi vrem ca valorile noastre culturale, avem valori de patrimoniu. Astea sunt patrimoniul nostru. Cos'è? Astea sunt di un kilogram. Ma avete, cos'è questo? Ferro, cos'è? Ferro. Ferro bianco. Un chilo di ferro bianco, sì. E anche questo sarà ferro bianco? È regina Elisabetta. E sulla scia della regina Elisabetta procediamo con la domanda che ci tormenta dal primo istante. Posso fare una domanda? La cravatta, che cravatta è? Questa è una cravatta di oro. Oro? Da. Posso toccarla? Tanto oro. Place la mult oro. Lei ha anche un dente d'oro. Da, uno mi ha mai rimasto, ha mai avuto uno aici da Saru. Voi, in quanto popolo Rom, avete un leader? Vrei să-ți spun? Eu am un leader super bogat. Isus. Ma me lo immaginavo. Grazie. Molto bene. Grazie davvero. Ti avessi a Sevesto, ti avessi Bachtalo. Una benedizione. Grazie. Dopo un'ora di discussione non si è ancora capito esattamente quale sia il suo lavoro, ma la disponibilità a conoscersi meglio è tanta. Così ci affida il figlio per un giro in casa. Cos'è questo? Una fontana di acqua. Ah, questa è una fontana. Vedi, sì, sì. Immensa anche questa, grandissima. Una terrazza dentro. From standing on the corners popping to driving some of the hottest cars New York has ever seen. For driving some of the hottest verses rapping. Bella anche questa. Sì, quella è cristallo. Yeah. E questa di chi è?
Lo sfarzo e l'opulenza di questa casa ci ricorda qualcuno in Italia. Conosci Casa Monica? Sì, ma non volevo parlare di te. Ma volevo solo sapere se li conosci. Ah, molto bene. Li conosci? No. Okay. Io come tu, lei e mia mamma, siete fratelli. Siete come fratelli? Sì. Ah! Siamo insieme. Ma se in casa regna il lusso più barocco, fuori si respira la tradizione. È interessante che c'è questo contrasto costante. Da un lato le ville che sembrano quelle di Los Angeles e poi una cosa che ricorda un pochino più la povertà, no? Ha cucinato lei questa signora? Ma lei signora dove vive? Lì? In una di queste ville vive lei? Ah, ok. In Italia ci sono tante donne come lei, non si offenda, tante donne come lei, Rom, che chiedono i soldi per strada. Perché? E braccio se munciasca. Oia care sta la semafore, se munciasca se cascica banu. Pin munca. Apoi era de mult când era bătrânii noștri, umbra prin cortul. De mult în cășile astea, atât când ne-am născut, suntem în cășile vile. Perché tanti italiani vogliono cacciare via i Rom dall'Italia? Perché? Credo che io... ura di razza. Grazie mille. Ma è possibile che quei sentimenti di odio razziale siano ancora vivi? No, ma sono veramente pieno, thank you. E chi meglio del re dei Rom può rispondere a una domanda del genere? Ho visto un re. Sarò di scusa? Diciamo, i Rom in Italia sono guardati con disprezzo perché magari spesso si ritrovano nella criminalità. Perché così? Perché ei, datorito al fatto che non hanno ce mancà, non hanno un aiutore sociale. Prima gli italiani, dicono adesso gli italiani. No, normale. Care se trăiască în condiții misere și tu fără să te implici să-i ajuți. De ce Germania a putut să treacă peste acest lucru? La Germania è ricca. La Germania è ricca, ok. E invece lei lo conosce Salvini? Ah, ministro de interne, no? Sì. Io ho amendat declarația lui, am cerut să-și ceară scuze public și chiar să... Senta, e l'Italia le piace? Le place muzica italiana, Albano e Romina... Albano e Romina? Ricchi e poveri, Toto Cutugno, musica di vremea mea. Come spesso accade nella storia, i re hanno sempre modo e tempo per ridere. E quello Rom non fa eccezione. Fuori dal Palazzo Reale, a pochi chilometri dal centro patinato, vivono i sudditi meno fortunati, che da ridere hanno ben poco. Buonasera. Marco. Nelo. Marco, posso entrare? No. Questo contrasto fa veramente impressione. Lei in questa casa vive da solo? No, con nevata e con copini. Ok, e dove sono adesso sua moglie e sua figlia? La biserica, si fa con banca, non avremo. Ma Dorincio Abba lo conosce, il re? Perché non faccio questi canzoni, questo vorrebbe che ne stia. Il re vi dà una mano? Non mi ho aiutato. Niente? Io non sono superato per lui. Trenco in questa regia nostra. E chi ha deciso che lui è ricco e lei no? Dunito. Nello purtroppo non è l'unico a vivere così. Queste case sono state praticamente ricavate dalla roccia, perché infatti per terra si può vedere. Come la casa in cui vive da sola questa signora Rom. Buonasera. Buonasera. Marco. Erico. Ma lei signora dove dorme? Ah, qui. Ăsta aici ne-a scos din lată, uite acolo, a scos din lată că mămâncă șobolanul. Ma lei, signora, Dorin Cioaba, lo conosce? Da, da, îl cunosc, am auzit de el. Regere. Regere. A, așa. Ma veri dai soldi? Niciodată. Mai? Nu. Niente? Nu, nimic, nu, nici nu vin să mă vadă că unde stau în peștera asta aici. Nu. E probabilmente mai verrà, perché forse questi sono zingari anche per lui.